Lo dobbiamo riscaldare questo momento delle elezioni primarie, che sono il 12 gennaio, perché insomma, stiamo man mano scoprendo che diciamo, c'è una specie di tentativo, secondo me velleitario, di sottrarre ruolo alla nostra comunità riducendo la partecipazione alle primarie. Allora, premesso che io non credo che questo tentativo possa avere successo, però è giusto che ciascuno di noi sia consapevole che le primarie non sono solo una misurazione muscolare, perché se qualcuno la immagina così si è sbagliato. Noi abbiamo pensato che in un momento difficilissimo, nel quale voi vedete persino dei partiti quasi personali come quelli dei nostri amici avversari, persino in quel contesto dove tutto sommato le decisioni le devono prendere due o tre persone, non riescono a prendere una decisione. Figuratevi cosa sarebbe potuto accadere se noi non avessimo deciso di accettare tutti insieme, mi riferisco, devo dire, anche al Partito Democratico, che avrebbe potuto, sulla base delle proprie deliberazioni, far valere il suo peso e dire il candidato è questo, punto e basta, articolo quinto, chi ha in mano ha vinto. Ma nessuno di noi l'ha pensata così. Tutti abbiamo pensato che fosse importantissimo che per la quarta volta consecutiva il candidato pugliese alla Regione Puglia fosse individuato dalle primarie. Questo è un metodo importantissimo, altrimenti potrà succedere quello che succede in altri contesti, dove un popolo unito, noi abbiamo retto la nostra... come vogliamo dire, la nostra caratteristica politica di essere dal punto di vista delle politiche nazionali, diciamo non proprio la maggioranza in Puglia, ma dal punto di vista delle elezioni amministrative regionali siamo da tempo coloro che in qualche maniera governano questa regione e lo fanno con grandi risultati. Perché questa cosa è avvenuta? Perché le decisioni qui in Puglia le ha sempre prese il popolo pugliese, le hanno prese i pugliesi. Questo elemento viene rispettato persino dal Partito Democratico, ecco perché io ho voluto farla qui, questa conferenza stampa, perché mi sembrava giusto rendere omaggio al Partito Democratico, che nonostante la sua forza, la sua organizzazione, ha sempre avuto grande rispetto per tutte le componenti della coalizione, che vedo qui presenti e che ringrazio, e si è sempre messo a disposizione di questa pluralità, una pluralità che ha consentito ad una nuova classe dirigente, io ho voluto il sindaco è il padrone di casa qui, però ci ho tenuto che lui fosse al mio fianco, perché lui è il simbolo del fatto che questa comunità non è una comunità autoreferenziale, questa è una comunità che ha costruito nel tempo, e guardatevi tra di voi negli occhi, guardate il cammino che avete fatto dall'inizio, quando eravate giovanissimi militanti, quando timidamente facevate i primi discorsi, quando avevate visto i primi decreti di nomina assessorile o i primi momenti di una carriera politica. Guardatevi, perché voi siete un popolo bellissimo e siamo riusciti, senza arroganza, senza prepotenza, senza imporre mai niente a nessuno, siamo riusciti a fare cose belle. Certo, qualcuno dice, ma le potevate fare migliori, e ci mancherebbe, per quello vogliamo rivincere le elezioni, per farle migliori, per migliorare ancora quello che abbiamo fatto. Quello che non si può fare è distruggere questo patrimonio, perché chi anche dentro il centrosinistra pensa che se le primarie vanno male per il centrosinistra andrà bene, non lo so, definitelo voi, perché mi verrebbe di dire delle cose che sotto Capodanno non si dovrebbero dire, è la cosa più stupida che io abbia mai sentito concepire. Se le primarie non vanno bene, nel senso che ci sarà poca gente, sarà un danno per tutti dal quale difficilmente ci potremo risollevare. Dopodiché, se qualcuno è abituato a farsi scegliere a Roma all'ultimo minuto, farsi calare in una lista, farsi dare un ruolo, bene, questa non è la nostra tradizione, noi non apparteniamo a questa parte del mondo, noi apparteniamo a quella parte del mondo che, anche grazie alla generosità dei grandi partiti del centro-sinistra, lo dico salutando tutta la coalizione,
ha saputo sin dal 2004, ve lo ricordate? Scegliere tutto sommato uno che di politica non ne capiva un granché, che forse diciamo aveva tante cose in testa ma poca esperienza. Questi grandi partiti hanno saputo tirar su anche le qualità politiche che erano dentro ciascuno di noi, nascoste. È venuto su una grande comunità di persone che adesso non si vuole far strappare dalle mani, non il potere. Io vedo che lo slogan dei nostri avversari è riprendiamoci la Puglia. La Puglia non è di nessuno. La Puglia è come il mare. Puoi metterti al servizio, puoi utilizzarla, puoi servirti della Puglia per migliorare la tua vita e quella degli altri, ma non te ne puoi appropriare. Non c'è nulla da riconquistare. Qui c'è da fare un progetto migliore del nostro, se volete competere con noi, ma non certo pensare che la Puglia appartenga a qualcuno per diritto. Peraltro questo qualcuno che dice che si vuole riprendere la Puglia è esponente di che cosa? Di un movimento politico nordista che non ha mai avuto nulla a che fare con noi e che soprattutto non ha mai speso una parola per darci una mano. Lo sa il presidente dell'ANCI qui al mio fianco, lo sa il segretario del Partito Democratico quanto è difficile tra i comuni e in Parlamento difendere le ragioni del Mezzogiorno. E noi invece, questo sì, lo abbiamo sempre fatto, anche su questioni drammatiche. Alcune di queste cose drammatiche si chiamano ILVA e sull'ILVA il governo della Repubblica Italiana sta lavorando di concerto con la Regione. Questa è una novità molto importante e bella. Sta lavorando ad un piano di decarbonizzazione dell'ILVA. Una cosa importante perché è cambiata completamente la politica del governo sull'ILVA. Sta addirittura pensando di intervenire nel capitale dell'ILVA stessa e soprattutto di dare un seguito alle istanze di tutela della salute. C'è poi la questione della Banca Popolare, qualcuno addirittura sta tentando di mischiare campagna elettorale e Banca Popolare. La Banca Popolare è stata salvata dal governo, non è fallita come qualcuno va raccontando. L'odio nei confronti della nostra comunità è tale che qualcuno preferirebbe che tutto andasse in malora, ILVA, Banca Popolare, lotta alla xylella, pur di avere un argomento contro l'avversario politico. Ma queste cose fanno orrore, perché invece, questo è l'annuncio che vi do, anche il fondo di garanzia di tutte le banche italiane assieme al governo hanno accettato il piano di salvataggio della Banca Popolare. E questa cosa è molto importante. È molto importante soprattutto che noi si dia un contributo da sud al riscatto del paese. Siamo la regione che costituisce la speranza del Mezzogiorno. La speranza del Mezzogiorno è la speranza dell'Italia, perché attraverso la Puglia, una Puglia attiva che ha i parametri economici migliori alle volte della stessa Italia. Noi abbiamo un rating da Moody's che se non ci fosse la regola per la quale nessuna regione può avere un rating superiore a quello dell'Italia sarebbe superiore a quello del paese, e questo per struttura finanziaria, per i risultati che abbiamo avuto in economia. Abbiamo esportazioni altissime, abbiamo un tasso di occupazione che è salito in maniera consistente, certo non numeri che cambiano immediatamente la vita delle persone, ma resistenza alle cose negative, quello sì, ne abbiamo fatta tantissima. Abbiamo contrastato fenomeni pericolosissimi e gravissimi che hanno consentito ad alcune nostre città di diventare in questi giorni le città che sono cresciute di più come livello nella qualità della vita. Crescere da sud a quel livello è una cosa al limite dell'impossibile, lo dico al sindaco di Bari. Essere la città, parlo del capoluogo, che è cresciuta di più come qualità della vita negli ultimi 30 anni è stata un'operazione difficilissima, e non è un caso, lo rivendico con un po' di voglia di provocare, che
i sindaci, anche non della nostra parte, hanno dovuto riconoscere, aderendo ai nostri progetti politici, hanno dovuto riconoscere la qualità del lavoro che è stato fatto non solo a Bari, ma vi ricordo che tutti i capoluoghi di provincia sono fortemente saliti nei livelli di qualità della vita nella graduatoria del Sole 24 Ore, che era sempre stata impietosa con noi, esclusa una città che è cresciuta un po' meno delle altre, che è Foggia, che è l'unica città che non governiamo. E questa cosa che mi fa piacere, perché abbiamo anche dato vita a un modello che si è manifestato quando abbiamo organizzato insieme i capodanni di tutte le città della Puglia, ad un modello di collaborazione dove abbiamo superato il campanile, un po' come abbiamo fatto a Bari con i municipi, dove una volta era difficilissimo, diciamo così, fare qualche cosa in una circoscrizione perché gli altri poi non si arrabbiassero e dice: ma com'è che nel mio quartiere non l'hai fatto la stessa cosa? Ecco, noi abbiamo superato questa concezione e stiamo, secondo me, costruendo una comunità. La forza della Puglia, la sua chiarezza di idee anche rispetto al futuro, dipende dal fatto che siamo una comunità. Non c'è un ispiratore e un livello di silenziosi obbedienti che qualunque cosa succede se la ingoiano. Anzi, voi sapete bene che il segretario del Partito Democratico, che come tutti i segretari di tutti i circoli è un martire per definizione, assieme a tutti i partiti, assieme ai sindaci, ogni giorno discutiamo liberamente, senza prepotenze e senza minacce. Ieri addirittura, questo mi è dispiaciuto molto, c'è stato qualcuno che ha detto che la presenza vostra qui così numerosa dipende dal fatto che io vi costringo a venire. È successo a Lecce. Ora, se c'è una sola persona che ha ricevuto una telefonata o che ha ricevuto, non oggi, ma in questi 15 anni, che ha avuto mai una telefonata da parte mia dicendo: o tu fai questa cosa o io mi arrabbio con te, lo dica adesso. Perché non è mai accaduta una cosa del genere. Anzi, molto spesso avete fatto di capa vostra, qualche volta avete avuto anche ragione, ma nessuno mai ha pensato di imporre qualcosa a qualcuno. Qui c'è un sacco di gente oggi e la cosa mi commuove profondamente, perché non è una giornata semplice. E sapete perché c'è un sacco di gente, questo voglio dire anche ai giornali, perché loro sanno che io ho bisogno del loro aiuto, loro lo sanno che non sarà una partita facile, non è una partita in discesa, i nostri avversari non scendono in campo per presentare la loro idea del mondo, scendono in campo per distruggere quello che noi abbiamo fatto in questi 15 anni. Per distruggere la Puglia che ha alzato la testa. Lo fanno per conto di gente che non ha la testa e gli interessi qui in Puglia, ma ha la testa e gli interessi a Roma o a Milano. E si prestano nella letteratura meridionale, leggetevi tutti gli autori che volete, nella letteratura meridionale di questi ascari che si prestano alle ragioni che non sono il nostro interesse, contro noi stessi, sono piene le pagine di storia. Per favore, il 12 gennaio comincia una battaglia alle primarie nella quale gli dobbiamo far capire che noi difenderemo la Puglia fino alla morte. E quando io dico fino alla morte, il sottoscritto non utilizza un eufemismo. Questa cosa è avvenuta. Noi abbiamo sempre messo in palio tutto per difendere le nostre ragioni, i nostri doveri e i nostri diritti. E di questo voglio ringraziare ciascuno di voi, perché senza di voi, anche il più bravo di noi, ammesso che ce ne sia uno, non sarebbe andato da nessuna parte. Adesso lo dico con chiarezza, perché non me ne vergogno affatto, Antonio e tutti questi sindaci che ho vicino sono loro a rafforzare e a confortare me e a darmi quella tranquillità della quale ho bisogno. Quindi ti chiedo di dire qualche cosa. Noi sindaci oggi siamo venuti, siamo sindaci della provincia di Bari, c'è un infiltrato che viene dalla provincia di Foggia che sta qua alla mia destra, ma siamo
venuti qui numerosi insieme a tanti amministratori, a tanti cittadini della provincia di Bari per sostenerti alle primarie, perché per noi le primarie sono un modo per scegliere il nostro candidato in Puglia, contrariamente a quello che accade per i nostri avversari che in queste ore stanno cercando attraverso trattative nazionali, ognuno facendo riferimento al proprio leader nazionale per trovare la candidatura. Noi il candidato ce lo siamo sempre trovati qua, almeno dal 2004 ad oggi ce lo siamo scelti sempre noi, direttamente, indirettamente attraverso le primarie, ma il candidato ce lo scegliamo in Puglia, ce lo scegliamo nelle nostre città, non ce lo facciamo imporre da Roma. E come vedete, mentre gli altri escono con i leader nazionali che fanno interviste, li fanno venire qui a fare dichiarazioni, a fare comizi per candidare qualcuno o per bloccare la candidatura di qualcuno, da noi leader nazionali non ce ne stanno, siamo noi a scegliere il nostro candidato. Il candidato nostro alle primarie è Michele Emiliano e io sono sicuro che il candidato che uscirà dalle primarie sarà Michele Emiliano e sarà sostenuto anche dagli altri, perché è giusto che sia una festa della democrazia che deve essere partecipata, anche se farà freddo, anche se lo stiamo facendo nel periodo invernale, ma sarà una festa partecipata dove ognuno di noi porterà il proprio contributo di idee, come abbiamo fatto le altre volte. Le primarie serviranno anche a creare il programma per il prossimo mandato. Io sono sicuro che continueremo ad avere Michele Emiliano presidente di questa regione, perché questa regione, come hai detto tu prima e come c'è scritto anche su questi volantini, non si ferma. Questa regione non ha nessuna intenzione di tornare indietro e se il candidato è quello avversario, è quello che dicono i giornali, diciamo, non possiamo far finta che non sia successo nulla in questi 20 anni. In questi 20 anni sono successe tante cose positive, siamo orgogliosi di essere pugliesi, anche la mia città, il capoluogo di regione, beneficia del fatto che la Puglia ormai è un brand e se mi ritrovo al 5° posto di una classifica europea sul turismo, secondo Lonely Planet, come abbiamo detto più volte in questi mesi, che è la guida turistica più importante al mondo, è perché questo comune sta all'interno di una regione che si presenta bene e che finalmente è conosciuta in tutto il mondo e nessuno di noi, credo nessun pugliese, ha voglia di tornare indietro. Quindi buona campagna elettorale a tutti, buone primarie, noi saremo con te Michele tutti questi giorni. Ecco, se però permettete, fatemi dire qualcosa. Io ho letto un'intervista anch'io, ho capito che cosa stavi facendo riferimento, che accusa pure i sindaci, diciamo, di essere presenti perché magari vengono minacciati. I sindaci, almeno a me non è mai successo e credo non sia successo mai a nessun sindaco, i sindaci non sono stati mai minacciati, i sindaci hanno interesse a fare squadra insieme alla regione. Quando abbiamo avuto posizioni diverse, anche io e Michele Emiliano, alla fine qualche volta ho perso, qualche volta ho vinto, ma ho fatto con la testa mia e così fanno i sindaci. Noi sindaci ci candidiamo e veniamo eletti dai cittadini direttamente, non siamo come quei parlamentari che vengono inseriti magari l'ultimo giorno di notte, di nascosto, all'interno di una lista e decidono che sono diventati dei leader perché qualcuno da Roma li ha messi dentro. Io personalmente, anche quando sono stato eletto in Parlamento, mi sono dovuto fare le parlamentarie, mi sono dovuto fare le primarie, anche diciamo contro la volontà di qualcuno sono stato eletto e poi sono andato in Parlamento. Quindi noi sindaci non accettiamo lezioni, diciamo, di stile da nessuno, soprattutto da chi è intervenuto in questi giorni. Vabbè. Per favore andate a votare alle primarie, andate a votare perché c'è qualcuno che pensa che questa grande storia della Puglia degli ultimi 15 anni possa essere fermata, udite udite, possa essere fermata non andando a votare alle primarie. Chi ha avuto questa idea? Purtroppo piccoli, insignificanti pezzi del centro-sinistra che però invitano a non andare a votare. Questa cosa è veramente un errore. Se qualcuno non è d'accordo e se a qualcuno io non sono piaciuto, ci sono altri candidati, bravissime persone che hanno la possibilità di riequilibrare e diversificare l'offerta politica e quindi di cambiare anche la storia. Ma bisogna andare a votare, bisogna fare in modo che ciascuno si senta rappresentato dal metodo delle primarie. Oggi i candidati dei nostri avversari si giocano a testa o croce sul tavolo nazionale
tra la Campania, la Calabria ed altre regioni. Noi invece da sempre abbiamo detto ai partiti di Roma, i candidati ce li scegliamo noi. Ci siamo scelti Vendola, ci siamo scelti Emiliano dopo, e in questi 15 anni è cambiato tutto in meglio in Puglia, questo lo sanno tutti. Cambiare rispetto a gente che deve riprendersi la Puglia, questo è lo slogan della Lega Nord in Puglia, riprendiamoci la Puglia. La Puglia non è di nessuno, la Puglia è come il mare, libera, e pensare di riprendersi la Puglia per riconsegnarla al sottosviluppo, all'assoggettamento alle regioni del nord, cosa volete che contino i leader locali della Lega rispetto a Salvini? Salvini sarebbe in grado di fargli recitare il rosario quando e come vuole, quel rosario che ha qualche volta, diciamo così, persino forse oltraggiato, utilizzandolo pubblicamente. Sarebbe in grado di fargli fare qualunque cosa. La Puglia invece ha bisogno di scegliersi il proprio candidato, di eleggere il proprio presidente e di cominciare e di ricominciare a spingere verso il cambiamento, verso le cose positive che abbiamo creato in questi anni. Nessuno ha mai, diciamo così, lo dico al mio amico Dario Stefano, che ha detto oggi che noi, che io minaccio le persone per farle venire oggi, no, mi pare che voi li abbiate visti oggi, qui c'era tutta la provincia di Bari, tutta la classe dirigente della provincia di Bari, dire a questa gente che ha sempre votato anche Stefano, sia pure nelle varie partiti dove si è schierato, dire a questa gente che vengono a queste conferenze stampa perché io li ho minacciati è una vergogna che avrebbe dovuto evitare di dire, perché lui sta semplicemente insultando la nostra comunità e questa cosa lui non se la può permettere e non se la deve permettere. Se lui ha una idea di andare fuori dal PD e di andare a rinforzare le fila di un altro partito, lo faccia, ma non saboti le primarie e soprattutto non distrugga tutto ciò che di buono noi abbiamo fatto in questi anni, perché non abbiamo bisogno di distruttori, abbiamo bisogno di costruttori che in libertà prendono le loro posizioni, contrastano anche quello che noi abbiamo fatto, perché no, ma che stiano nel seminato di questa storia bellissima che parte dalle elezioni di Bari del 2004, passa dalle elezioni di Nichi Vendola del 2005, che attraversa la prosecuzione del governo della città di Bari con Antonio De Caro, la conquista di Lecce, la conquista di Brindisi, che ci ha consentito davvero di risalire la china della qualità della vita di tutte le città pugliesi come mai era avvenuto prima, nonostante la crisi economica che ci colpiva. Tutte queste cose sono cose positive che il centro-sinistra e in generale la comunità dei pugliesi, perché io da oggi non adopererò più il termine centro-sinistra, noi parliamo di Puglia, noi rappresentiamo la Puglia, i nostri avversari rappresentano ciò che la Puglia evidentemente ha sempre rigettato, cioè il governo di questa terra da Roma o da Milano. Questa cosa non può essere e non avverrà. Come mai queste primarie sono passate in sordina e non c'è stato nessun confronto fra i quattro candidati? Ma naturalmente il problema vero è che io sono il presidente della regione in carica e che nel periodo in cui evidentemente qualcuno aveva anche la necessità di fare i confronti, ero purtroppo impegnato in vertenze drammatiche, una su tutte quella dell'Ilva, ma ce ne sono state tantissime altre. Quindi se Telenorba o altre televisioni a reti unificate vorranno organizzare un confronto tra i quattro candidati per lanciare ancora di più le primarie, per consentire ai pugliesi di capire quali sono le differenze tra di noi, non è facile ovviamente perché siamo tutti della stessa parte politica, abbiamo votato tutte le stesse leggi, quindi è difficile stabilire tra me e gli altri avversari delle primarie, quindi se dovesse servire io sono pronto a fare tutti i confronti che mi verranno richiesti, ovviamente meglio farne uno è buono che farne tanti, per cui se i grandi network televisivi volessero organizzare un confronto televisivo io sono a disposizione. Grazie. 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 Presidente, c'è un livello di partecipazione. Hai parlato di successo, non successo, c'è un numero al di sotto del quale le primarie sono... Ma noi abbiamo un range che è partito dalle prime primarie di Vendola, che non mi ricordo adesso quante sono, poi è sceso molto negli anni, perché in generale questa cosa è scesa, poi ci sono state le primarie dell'altra volta che credo siano arrivate a 80.000,
Quindi, certo, in periodo migliore e devo dire probabilmente anche con uno spirito competitivo più forte, questo me ne rendo conto. Quindi io penso che il risultato sarà comunque buono e ci saranno migliaia e migliaia di persone ad andare a votare. In ogni caso non ci sono altri metodi. Se qualcuno sta architettando, da scienziato della politica, di buttare all'aria le primarie dopo la esecuzione, ragionando sull'affluenza, si sta sbagliando, perché ci hanno imposto delle primarie a gennaio e le hanno imposte a me, io le ho accettate, probabilmente già con l'intento di dire che siccome andrà poca gente a votare, allora le primarie non valgono, questo sistema non esiste. Se qualcuno aveva qualcosa contro le primarie si sarebbe dovuto opporre, se qualcuno aveva qualcosa contro i candidati doveva candidarsi. Pensare ancora una volta di risolverla agganciandosi a qualche leader nazionale che gioca a rompere, io voglio ricordare ancora una volta che quando mi sono dovuto candidare contro Renzi alla segreteria del Partito Democratico, ed è stato uno scontro durissimo, mi sono candidato, cioè non ho giocato a delegittimare le primarie, anzi le ho legittimate candidandomi. Non solo, quando poi le ho perse le primarie su una sedia a rotelle, ho candidato nelle liste del Partito Democratico tutte le persone che potevo e le migliori che avevo a disposizione, e ho fatto la campagna elettorale per Renzi pur non essendo convinto delle sue posizioni politiche, cioè ho rispettato le regole. Adesso se i cosiddetti renziani o quelli che sono rimasti pensano di sabotare il centrosinistra della Puglia, già ci hanno provato e devo dire è stato grandissimo il presidente Nichi Vendola a sfilarsi da questa opzione, è stato molto bravo e devo dire ha dimostrato di essere una grande persona e un grande leader. Adesso ci stanno riprovando con chi? Con Dario Stefano a fare questo giochetto? È tempo perso dal mio punto di vista.